Y meia del Parlamento. Noi ci diamo del tu, lo sai, e sei brasiliana, vogliamo dire subito il tuo nome. Sono Renata Bueno, sono italo-brasiliana, nata in Brasile, però ho vissuto già molti anni in Italia. Età? 35. Partito? Io sono iscritta al gruppo misto, non appartengo a nessun partito in Italia, anche se sono una renziana. Professione? Sono avvocato di professione. Provenienza, abbiamo detto, Brasile, ma precisamente? Sono nata a Brasile, ma la mia famiglia è di Paraná, io vivo a Curitiba. E c'è sempre stata la politica a casa tua, perché papà Rubens che fa? Sì, lui è un parlamentare, deputato in Brasile, già a terza legislatura. Di che partito è papà? Lui è PPS, Partito Popolare Socialista. Cosa fai per noi esattamente alla Camera? Guarda, noi non, io non soltanto devo tutelare tutta l'Italia, come è l'obbligo e il dovere di tutti noi parlamentari, ma anche curare l'interesse degli italiani all'estero, soprattutto in Sud America. Ti sarei fatta un'idea dell'Italia quando hanno scritto la Bueno a tizia ai parlamentari? Sì, ma alla fine sono cose normali, purtroppo non è che guardano la donna come, no, preparata, magari in gamba anche per avere una funzione importante nella politica. Pare che tu abbia una vera e propria cotta per Renzi. Sì, veramente io l'ho appoggiato già fin dalle sue prime candidature, dalla prima proprio candidatura alle primarie. Perché? Nel 2012. Perché già non ero d'accordo con la politica PD in quel momento. Tra le tante promesse o proposte di Renzi, ce n'è una che proprio non ti piace? Di voler fare qualcosa come il Bolsa Famiglia in Brasile, una sorta di assistenza finanziaria alle famiglie bisognose. E non ti piace questa cosa? Non mi piace, perché non vedo futuro per questa proposta. Tu sei mai stata proprio comunista? No, mai. Io sono molto moderata. Dicono che voi parlamentari eletti all'estero costate 10 volte più degli altri in viaggi. Non penso proprio, perché noi alla fine viaggiamo una volta al mese e noi invece non è che possiamo tornare a casa ogni fine settimana, anche perché fisicamente non ce la facciamo. C'è qualcosa dell'Italia che non ti piace? Un po' la burocrazia, un po' troppe manie, che dobbiamo lasciare questa rogna indietro e guardare avanti. Che cosa fai per tenerti in forma? Quando c'ho un po' di tempo vado al parco, faccio un po' di footing e pure il Pilates. Ce l'hai una canzone del cuore che ci puoi accennare? Viver e non ter a vergogna di ser feliz. Cantare, 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 a beleza di ser un eterno aprendiz. A proposito di affari comunitari, mi sapresti dire qual è l'ultimo paese in Europa ad adottare l'euro? Non so proprio. Non te lo ricordo. No. Dacci due motivi per rieleggerti alla Camera la prossima volta. Guarda, io penso che alla fine ho portato qui la rappresentanza vera del Brasile e dell'italo-brasiliani, che sono tanti e che non hanno mai avuto questo rapporto, pensando non tanto in sfruttare l'Italia, ma sì in collaborare con l'Italia. Grazie mille, grazie.